Si parla, sono invece riportati a volte integralmente documenti d'archivio che nessuno in 150 anni di storia dell'Italia, nessuno storico si è permesso il lusso di rendere pubblici o di studiare. Ed emerge un regno delle due Sicilie, un territorio innanzitutto tutto da scoprire. Questi libri si intitolano, sono tutti dedicati a Terra di Lavoro. Che cos'è Terra di Lavoro? È una provincia che è scomparsa. Perché è scomparsa? Interroghiamoci anche su questo. Terra di Lavoro è una provincia vastissima, faceva parte già del primo regno di Napoli, quello di Ruggero il Normanno. Terra di Lavoro, una delle province più fertili d'Italia, della penisola italiana, perché conteneva la Campania Felix al suo interno. Terra di Lavoro, una delle province più ricche, proprio perché la fertilità dei campi aveva garantito lo sviluppo economico, agricolo, civile, sociale. Tutto a un tratto incomincia ad essere smantellata dai piemontesi per poi essere sciolta completamente dai fascisti. Anche su questo bisogna fare luce. Ecco, in questa provincia, nella nostra provincia, le rivolte contro l'unità d'Italia sono immediate. Il mio libro Viva il Re, abbasso la nazione riprende il motto delle rivolte di Saviano. Saviano è un paese nei pressi di Nola, il distretto di Nola assieme ai distretti di Piedimonte d'Alife, di Caserta, di Gaeta e di Sora, costituito appunto Terra di Lavoro. A Saviano cosa accade? Accade che siamo nelle giornate della battaglia del Volturno, quindi l'esercito garibaldino si fronteggia con quello napoletano. Però ha bisogno anche di chi, l'esercito garibaldino ha bisogno di qualcuno che lo assista perché non conosce i territori, ha bisogno di far sì che le postazioni conquistate vengano difese e rafforzate. E allora cosa fanno i garibaldini assieme alla Guardia Nazionale? Percorrono le terre del distretto di Nola di buon'ora al mattino, entrano nelle case, rilevano i contadini dai loro letti con la forza, li caricano su dei carri e li conducono nella zona di Capua. Questi contadini, sotto la minaccia della fucilazione, erano costretti a lavorare per rafforzare le postazioni difensive garibaldine. Ovviamente a tutto questo i contadini non ci stavano. E allora cosa accade? Insorsero. Si registrano insurrezioni di questo genere a Camposano, a Faibano, a Cicciano, decine di carri vengono fermati, decine di contadini vengono liberati dal popolo in rivolta e addirittura nei giorni seguenti la gente del distretto di Nola organizza un reclutamento per spedire uomini del posto a combattere con l'esercito borbonico dei garibaldini al Volturno. Ma l'evento più importante si registra appunto a Sirico e a Saviano, dove il numero di 300, gli abitanti del posto marciano, dicono i documenti, a guisa di truppa, occupano il centro cittadino ed ingaggiano un conflitto a fuoco con la Guardia Nazionale. Tra l'altro emerge da questi documenti la figura di un ragazzo, aveva 17 anni, si chiama Spennata, il quale salì su un... si arrampicò, riuscì a salire su una chiesa e da lì un campanile della chiesa e da lì con un fucile sparava alla Guardia Nazionale, sparava all'esercito e invitava i rivoltosi a non fermarsi, a non arrestarsi, ad andare avanti. Il motto di questi rivoltosi era appunto viva il re, abbasso la nazione. Nelle stesse giornate il popolo di Terra di Lavoro si è schierato più volte con i napoletani, con l'esercito napoletano contro i garibaldini. Addirittura io ricostruisco in questo libro le vicende di Caiazzo. A Caiazzo cosa accade? Accade che il popolo scende in piazza al fianco dell'esercito napoletano, prende a sassate i garibaldini, ingaggia continui corpi a corpi e quando i garibaldini sono costretti alla ritirata, nelle strade del paese si scatena la caccia alla camicia rossa. Vengono massacrati decine di garibaldini, in numero non definito, gli stessi giudici che processeranno queste persone, parliamo di circa 84 coinvolti negli eccidi di Caiazzo, gli stessi giudici non riescono a capire quanti sono i garibaldini che sono stati ammazzati. Io ho ricostruito queste vicende ed è emersa la figura di una donna. Questa donna si chiamava Giovanna Iacovessa, che al centro di uno spiazzale di Caiazzo fu vista da più uomini con una spranga sporca di sangue parlare dell'omicidio di un garibaldino. Questa donna con impeto fiero diceva: l'ho fatto per la corona.
Ecco, noi vediamo questa, immaginiamo questa figura. Questa figura è davvero significativa perché ci parla del contenuto politico della rivolta. I piemontesi, i Savoia hanno continuato per anni e anni a presentare il brigantaggio, e tutt'oggi anche nei libri di scuola è così, il brigantaggio come un fenomeno criminale dovuto all'indole delinquenziale della gente del sud. Invece qui cominciamo a capire che non si trattava di criminalità, ma c'erano dei fondamenti politici molto forti. Il libro poi prosegue con l'analisi di una serie di bande. In quanto espressione della società civile napoletana, ovviamente il brigantaggio non poteva che rappresentare della stessa la complessità della stessa società civile napoletana. Allora vediamo come paradossalmente alcuni dei briganti più politicizzati, più fedeli alla causa di Francesco II pochi anni prima erano contrari alla corona napoletana ed erano sostenitori dell'unità italiana. E questa è una cosa che viene celata perché ovviamente tutti i briganti sono delinquenti. Guai a far emergere che alcuni briganti, prima di divenire briganti, erano invece sostenitori dell'unità d'Italia. Parlo di Domenico Coia, detto Centrillo, che viene presentato dallo studioso borbonico di Maddaloni, Giacinto Desivo, appunto come uno dei più politicizzati briganti. Lo stesso fa anche Bianco San Giovius, che era invece dall'altro lato, era un generale dell'esercito piemontese. Domenico Coia viene presentato come uno dei briganti più politicizzati, eppure io sono andato a ricostruire la sua storia ed è emerso che Domenico Coia era un liberale. Nel 1853, un liberale, come vi dicevo prima, no, un rivoluzionario in questo senso qua, nel 1853 era stato condannato ad 8 anni di carcere per aver offeso Ferdinando II. E finì in galera quando Francesco II richiamò in vigore la Costituzione, perché era un elemento di cui le autorità potevano solamente provare timore. Domenico Coia però racconta in sede processuale che d'un tratto venne a sapere nel corso del 1860 che i garibaldini gli avevano ammazzato impunemente per gioco un fratello. Lo racconta in sede processuale. Allora forse da Francesco II iniziò a fare da spola tra Civitella del Tronto e Gaeta, che erano le due roccaforti borboniche che resistevano, per poi stanziarsi con la sua banda a Rocchetta nel distretto di Sona. La sua è una storia molto simile a quella di un altro brigante, Nicola Santillo. Nicola Santillo, se non era un liberale, peggio ancora, era un garibaldino vero e proprio, era un milite della Legione del Matese. Nicola Santillo racconta in sede processuale che al ritorno da quell'esperienza con i garibaldini, con la Legione del Matese, si era reso conto che la gente del suo posto lo guardava in modo strano, lo guardava con occhi nemici, non aveva la sua gente, non aveva accettato il contributo che aveva dato alla causa dell'unità d'Italia. E allora cosa fece Nicola Santillo? Volle rifarsi agli occhi del suo popolo. Corse sui monti, andò sui monti di Riardo e incominciò ad organizzare la reazione, tra virgolette, si chiamava così nell'Ottocento, la sommossa contro l'unità d'Italia nei villaggi di Zuni, di Riardi, di Calvi, di Teano, che oggi sono provincia di Caserta se non erano, ma all'epoca facevano parte del distretto di Piedimonte d'Alife. Il libro continua, si parla di vicende interessanti, per esempio quelli ancora del caporale Trifiglio, detto Calabrese, perché appunto era uno di quei soldati che combatté con Francesco II al Porturno sul Garigliano, ma poi sopraggiunta la sconfitta non volle deporre le armi, non volle tornare a casa in Calabria, ma restò qui sul territorio ad organizzare la guerra contro l'unità d'Italia e via dicendo.